Per la Juve è una prova di fuga, 8 punti di vantaggio sulla Roma che stasera potrebbero diventare 11 in attesa della posticipo di domenica a Palermo. Ma attenzione alla Milan che in questa stagione ha dato già 2 dispiaceri alla Juve che ha raccolto 13 punti nelle ultime 5 partite. Questo è lo Juventus Stadium, questa è una delle sfide classiche del calcio italiano e mondiali. Juventus contro Milan, una buona serata da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Asamoah. C'è spazio centralmente per Pjanic, Dybala si è inserito a Dani Alves, deve strazzare Dybala, allarga bene adesso per Dani Alves, ha preso posizione Higuain al centro, parte il traversone, pallone deviato, arriva verso Piazza, il tiro, Donnarumma, poi resta in attacco la Juve e c'è la grande chiusura di Zapata, pericolosissima la Juve. Accelerato improvvisamente la squadra di Allegri, sfruttando Dybala che si abbassa, non è marcato, non è seguito dai difensori. Comincia lui l'azione, a quel punto la palla finisce sul secondo palo dove Piazza è bravo, non riesce a dare forza ma la palla passa tra le gambe del difensore del Milan. Donnarumma fa un grande intervento, poi bravissimo Zapata. Uscire dalla fuorigioco Dani Alves, per questo motivo non lo serve Pjanic, va in progressione in Piazza, scarica su Dybala, Dybala limite, zona tiro, Dybala è chiuso, arriva il pallone a Piazza, palla mezzo metro fuori, proteste dei giocatori della Juve per un contatto all'interno dell'area di rigore, circondato Massa. C'è da rivedere, secondo me c'è stato il contatto su Dybala, Massa ha lasciato proseguire. Non è chiaro da queste immagini, sì, probabilmente sì, c'è il contatto, sì, l'ha preso. C'è il contatto poi... molto difficile da vedere ma l'ha preso. 23 minuti e mezzo del primo tempo, 0-0. Bonucci va profondo a cercare l'inserimento di Piazza tra Paletta e Zapata, la sponda del croato, pallone buono per Higuain che lo mette giù, prova a liberare il tiro, ancora Donnarumma, altro grande riflesso. Dani Alves cerca spazio per il cross, non glielo concede per il momento De Sciglio. Dybala, Barzagli, Dani Alves, pallone morbido per Higuain in area di rigore, arriva Dybala, Dybala, la conclusione schiacciata di attacco da Romagnoli, facile questa volta Donnarumma. La Juve è capace di fare queste accelerazioni improvvise, anche con delle giocate estemporanee, no? Questo lancio lungo per un taglio all'interno dell'area di rigore di Piazza che fa la sponda giusta per Higuain, qui vediamo il controllo, ma la cosa bella è stata la conclusione di, eccola qua, dopo controllo e tiro, molto veloce la palla e improvvisa la conclusione, bravo ancora Donnarumma. Dani Alves, largo a destra c'è Dybala che riceve, sinistro morbido di Dybala, cercare l'inserimento di Khedira, ottima chiusura di Paletta, la Juve insiste, Higuain non passa il pallone diretto a Piazza, poi c'è un bel anticipo di Benatia che impedisce al Milan di ripartire, la Juve ancora che attacca, Dani Alves, Benatia ha preso posizione nel cuore dell'area di rigore, Dybala, pallone dentro per Benatia, Benatia, il tiro a rete, Juventus in vantaggio, e il gol di Benatia. L'azione la comincia e la termina lui, in anticipo su Bacca, prende palla, la scarica, non si ferma, si va a smarcare all'interno dell'area di rigore, adesso da rivedere la posizione, ma il passaggio di Dybala è perfetto, lui ha il tempo di controllare la palla, completamente sorpresa dal difensore del Milan, rivediamo Sì, veramente un fenomeno, sì, l'assistente, perché il piede di Romagnoli, esatto, che probabilmente lo tiene in gioco. È la postura di Romagnoli che tiene in gioco Benatia, perché col corpo... Benatia era sicuramente avanti, Romagnoli si mette in modo tale che con il piede riesce a tenere in gioco, ovviamente involontariamente, suo malgrado, il difensore della Juve che segna un gol pesantissimo, un gol che forse avvicina di più la conferma, il riscatto di Mehdi Benatia. Juventus in vantaggio alla 30esimo, Dybala da terra riesce a giocare il pallone, la magia del genietto della Juve, è partito Pjanic, rimane a terra Dybala, accompagna a destra Khedira, fallo di Sosa su Pjanic. Calcio di punizione per la Juve. Parte Pjanic, palla sul secondo palo, c'è Bonucci, poi il tiro al volo da parte di Khedira, la palla di pochissimo fuori. E altra grande occasione, Milan che soffre terribilmente la forza fisica della Juventus proprio su questi cross che arrivano dalle fasce laterali, non solo sui piazzati, sulle palle inattive. E grande affanno qui, che dire, ha tanto spazio e anche il tempo per potersi coordinare e impattare la porta, era dentro, abbondantemente dentro l'area, obiettivamente anche questa è una grande occasione.
possibilità per il Milan in contropiede con questa apertura di Pasalic che innesca De Lofeu, parte De Lofeu, supera in velocità Barzagli, dentro per Bacca, Bacca a rete, il pari del Milan al 43esimo, il gol di Bacca. Bacca è questo, veramente straordinaria la capacità in una partita sottotono di sfruttare la prima o mezza occasione che gli capita. Ma veramente sembrava un possesso palla complicato nei pressi dell'area di rigore del Milan con la Juve in pressing. Quando la squadra di Montella esce fuori sfrutta benissimo quello spazio che riesce a crearsi, e qui dalla linea si vede che la punta del piede di Bacca è in fuorigioco, obiettivamente è quasi impossibile riuscirlo a vedere per l'assistente. Qui grande giocata di De Lofeu, l'eccellente movimento di Bacca per il gol dell'1-1. Arriva improvviso il lampo del Milan dopo il primo tempo in cui aveva sofferto la squadra di Montella. Qui il controllo di Bacca, la palla sembra rimanergli sotto, Buffon gli vuole rubare il tempo ma lui con l'esterno fa passare la gamba, la palla tra le gambe del portiere in uscita. E il secondo gol in 6 partite di Bacca alla Juve, qui allo Juventus Stadium, aveva segnato in Coppa Italia ma soprattutto aveva segnato nella finale di Europa League contro il Benfica su calcio di rigore. Benatia, iniziato con grande aggressività questo secondo tempo, come era facilmente prevedibile la Juve. Piazza prova a infilare Zapata, ci riesce, Piazza in percussione, va giù, è molto vicino Massa, fallo e calcio di punizione per il Milan. Per la Juve non sono d'accordo i difensori del Milan. No, Paletta protesta perché pensa che abbia fischiato un fallo suo, invece il fallo l'ha fatto Zapata. Non so se quel 6 di Donnarumma sia ad indicare che vuole 6 giocatori in barriera. È pronto Pjanic, fischiato l'arbitro, parte Pjanic, Donnarumma la mette in calcio d'angolo. Sì, non difficilissima questa parata perché la conclusione era abbastanza veloce ma centrale. Donnarumma ci è andato in sicurezza con entrambi i pugni. Difende bene Benatia, poi gira per Khedira. Contrasto di Vincente di Khedira, il pallone per Piazza, taglia al centro Dani Alves, Piazza in area di rigore, doppio passo, la mette in mezzo, palla sotto porta, Donnarumma si oppone in qualche modo a Khedira. Sì, un po' fortunato Donnarumma perché la palla l'aveva scavalcato, è stata salvata sulla linea, ma la reattività su questa conclusione di Khedira, che si è trovato la palla sul destro, è stato rapido e lucido nell'indirizzarla subito verso la porta. Parte Pjanic, di testa Pasalic, poi il pallone è ributtato verso il cuore dell'area di rigore, Piazza! Grande occasione per la Juve, la mette fuori Piazza. Ennesima grande occasione, perché in un modo o nell'altro la Juventus, va detto, di occasioni ne ha avute tante. Qui la posizione di Piazza è regolare, non sarebbe stata quella del suo compagno, che però si interessa dell'azione. Qui può fare meglio Piazza, perché è vero che è un po' defilato ma è completamente libero, la palla è praticamente ferma, la può impattare come vuole. Higuain, bello il controllo dell'argentino, combina con Dybala, ancora Higuain, può attaccare centralmente, poi si allarga, gli taglia la strada a Zapata, prova a mettere in fallo laterale, il pallone è tenuto in gioco da Suso sulla deviazione. Benatia a chiudere, Asamoah pressato da Kuzka. Khedira alza il ritmo, la Juve gira, Dani Alves sale a destra, Lichtsteiner si avvicina a Pjanic, Bonucci, Benatia si alza per andare a contrastare Benatia a Kuzka. Benatia cerca di favorire il taglio di Dani Alves, fermati Higuain, si avventa sul pallone Dybala, Piazza e Zapata sul pallone, Piazza cerca la giocata, la trova, grande apertura per Asamoah in area, Asamoah resiste a Kuzka, Paletta con il corpo si oppone e la mette in calcio d'angolo. Qui bravissimo Paletta, ha fatto quasi il portiere sul cross di Asamoah, non sapeva bene quello che succedeva alle spalle ma ha scommesso sulla traiettoria del cross, è riuscito a chiuderla. Piazza alterna delle occasioni sbagliate ma veramente ha qualche giocata che fa vedere il suo grande talento. La bandierina Dybala, corto per Pjanic, Pjanic in porta, pallone schiaccia la traversa, toccata probabilmente da Donnarumma ed è calcio d'angolo. Quando ti deve andare bene ti va bene, Donnarumma è bravissimo, però in questo caso un po' fortunato perché il tiro di Pjanic gli rimbalza davanti, lui non ci va in maniera perfetta con le mani ma lo tocca quello che basta per alzarlo e farlo terminare sulla traversa. Higuain, duello con Romagnoli, lo insegue anche Zapata. Higuain parte centralmente, resiste al contrasto con Romagnoli,
Dybala allarga, Dani Alves può puntare De Sciglio, Dani Alves al limite, pallonetto morbido, piazza al volo. Non era facile, non era facile. Sta sbagliando parecchi gol oggi Piazza. Però non era semplice, perché è vero che Dani Alves ce la mette precisa, però è una palla abbastanza lenta, alta, non facilissima da impattare. Lui ci prova di interno piede, esce di parecchi metri. Forse la soluzione che è sbagliata, poteva anche rischiare il controllo, visto che non c'era un avversario vicinissimo. Poteva rischiare il controllo, ma non è un giocatore freddo davanti alla porta. Questo Piazza lo ha già dimostrato, enorme talento, però ancora quando arriva nei pressi della porta un po' va in apprensione, diciamo così. Fallo di Dani Alves e danni dello Feu, che sta confermando anche in una serata complicata, di essere un giocatore decisamente da Milan, e riesce davvero difficile capire il perché giocasse pochissimo all'Everton. Calcio di punizione per il Milan, che spezza l'assedio della Juve. Ha una caratteristica che è preziosa, la velocità. Sul pallone Bertolacci, anche Romagnoli e Paletta a saltare, poi è Sosa, Buffon a vuoto, tutti a vuoto, un pallone velenoso, termina sul fondo. E qui Buffon si è spaventato, alla fine si è tuffato per coprire più possibile lo specchio della porta, ma senza nessuna possibilità di arrivare sul pallone. Qui è Kuzka che prende il tempo bene, non raggiunge la palla veramente per questione di centimetri. Bonucci all'indietro per Buffon, 21esimo della ripresa, 1-1, Benatia, Buffon, di testa Piazza, prolunga, rilancio di Paletta. Non può andare sul pallone campo, altrimenti sarebbe fuori gioco. Bordocampo, Marco Nosotti. Sì, la pensava come voi circa il tiro di Piazza Allegri. Dice: perché non l'ha messa di petto, l'ha messa giù? Poi si è rivolta ad Asma. Dice: Asa deve fare più male quando va dentro. Attenzione al numero di Dybala, che può impostare l'azione d'attacco. Il guizzo di Higuain, lo attacca De Lofeu, resiste Higuain, cerca Dybala, limite Dybala, prova a sfondare Higuain, ancora Dybala, Donnarumma, azione a due della Juve, sfondamento centrale, Higuain e Dybala, mancato l'ultimo controllo, ma non era facile. È Higuain un altro giocatore in quel secondo tempo, come atteggiamento, come voglia di incidere. Qui decidono i due argentini di portare loro l'azione offensiva, sono comunque due attaccanti di maggiore qualità, guarda come si cercano, si trovano e per un pelo non riescono a concretizzare questi scambi ripetuti. Contrattacco della Milan con Kuzka, Sosa, Zapata. È bello questo secondo tempo, però, perché la Juventus sta attaccando senza nessun indugio e il Milan, dopo minuti di difficoltà, adesso dà l'impressione comunque di poter ripartire, di poter avere la capacità proprio di trovare spazio in contropiede. Bonucci sbaglia l'appoggio per Dani Alves. Ocampos si è spostato a sinistra, combina con De Lofeu. Romagnoli gestisce il possesso palla della Milan. De Sciglio, Bertolacci, Sosa, Kuzka, Zapata, Sosa, Kuzka. Cerca l'inserimento di Sosa, spezza l'azione degli avversari Benatia, poi errore in disimpegno, ancora il Milan con Ocampos e il sinistro di Ocampos, era solo traiettoria Buffon. Lampo del Milan, che comunque anche senza Bacca prova a spaventare la Juve. Sì, perché Ocampos si muove molto, ha caratteristiche diverse chiaramente rispetto a Bacca, ma quello che va sottolineato secondo me è il coraggio dei centrocampisti di stare davanti all'avversario. In questo caso Bertolacci, è vero che Pjanic sbaglia il passaggio, ma Bertolacci è posizionato in maniera propositiva, no? Molto avanti rispetto alla linea difensiva, intercetta palla e trova subito Campos in profondità. Asamoah, poi in difficoltà negli ultimi minuti Pasalic, e infatti Montella si prepara a effettuare un cambio, Poli prenderà il posto di Pasalic, fermato Piazza, ci ha messo il fisico Zapata. Kuzka poi fa girare Pasalic, attacca centralmente Sosa, l'apertura a destra per l'inserimento di Ocampos che viene fermato, c'era De Lofeu a sinistra, insiste il Milan comunque. Qui non c'è fallo di Pjanic, Asamoah può ripartire la Juve, Piazza, pallone forse è lungo, arriva in tackle Zapata. L'appoggio su Buffon di Lichtsteiner. Zapata bene,
rimanendo nel campo di giocatori adattati, non bene secondo me Dani Alves, che ha avuto il grandissimo merito di fare l'assist per Benatia in occasione del gol della Juve, però guarda anche la posizione che va cercando che ha cercato adesso, quasi da interno, non sta dando il giusto sviluppo e sfogo al gioco. Spazio per Eichsteiner a destra, il cross centrale, il pallone era forse diretto a Higuain, la pressione dei giocatori bianconeri, è andato a recuperare il pallone Pjanic. Khedira, la Juve torna ad attaccare, l'apertura di Khedira totalmente fuori misura, chiede scusa, il pallone era diretto all'Eichsteiner, adesso sta ringando il popolo dello Juventus Stadium, mentre questo è il cambio che abbiamo annunciato, Poli al posto di Pasalic. Fuori il centrocampista in prestito dalla Chelsea, il giocatore che con il suo rigore aveva deciso la Supercoppa, guarda il gol di Bacca, pressing ultra offensivo della Juve, questa palla si sviluppa in profondità, il tocco di Pasalic, qui bravissimo De Lofeo a tagliare la corsa di Barzagli, che non può recuperarlo più perché c'è lui a impedire la rincorsa sul pallone, poi il passaggio con il tempo giusto, abbiamo visto nel primo tempo forse c'è un piede di Bacca al di là, in ogni caso l'azione rimane eseguita in maniera perfetta. Fuori Pasalic, dentro Poli, centrocampista scoperto, giovanissimo, dall'attuale amministratore delegato della Juve, direttore generale della Sampdoria Marotta, preso giovanissimo dal Treviso. Lontana Zapata. La chiusura di Benatia, Eichsteiner, Dani Alves, attaccato. C'è fallo per Dani Eichsteiner, comanda il calcio di punizione Massa. Siamo nel 26esimo minuto, 19, più recupero alla termine. 1-1. Khedira. Apre per Asamoah. C'è Poli su di lui. Benatia. Bonucci. Benatia. Il Milan attende nella propria tre quarti. Asamoah. Piazza. Asamoah. Benatia. Bonucci. Dani Alves. Dybala. Ha bisogno di un'invenzione la Juve. Copre bene il Milan, Bonucci. Lui vede ripartire dalla propria metà campo. Khedira. Pjanic. Combina con Eichsteiner. Dani Alves. Morde le caviglie Sosa. Dani Alves in contrasto con De Lofeu. Palla che schizza fuori. La rimessa laterale fuori dalla Juve. Khedira. Dybala. Bella apertura di Dybala, l'inserimento di Asamoah, la mette in mezzo, c'è un rimpallo, risolve Romagnoli. La Juve sta trovando ripetutamente spazio su questa fascia sinistra, bene Asamoah nei tempi di inserimento. Benatia, Bonucci, Eichsteiner. Va a girare palla alla Juve, ignorato Dani Alves a destra, va centralmente Eichsteiner. Khedira, Pjanic, Benatia. Due linee strettissime in fase difensiva per il Milan. Khedira, Eichsteiner. Questa volta non ignora Dani Alves. Dybala. Da lì può inventare, pallone morbido, grande palla per Khedira, Donnarumma, non è finita, Higuain, ancora Donnarumma, strepitoso, palla in calcio d'angolo. Beh, straordinario Donnarumma nella seconda parata, veramente bravo, perché la palla colpita in rovesciata, in mezza rovesciata da parte di Higuain, intanto rivediamo Dybala ancora da trequartista, mette in porta Khedira, la prima parata è, diciamo così, difficile ma non impossibile, la seconda è una grande parata. Parte Dybala, Bonucci. Deviazione alta sopra la traversa, molto alta. Bonucci che trova sempre la palla su questi calci d'angolo, la prende quasi sempre lui. Qui rivediamo la conclusione di Khedira, che calcia forte, abbastanza vicino al corpo di Donnarumma, che è reattivo, ma bravo qua, perché dalla rovesciata la palla può uscire in qualsiasi, con qualsiasi angolazione, capito? Invece lui riesce ad andarci, il tiro non è fortissimo, ma la tocca e la toglie dal palo. Palitta, controlla il pallone Asamoah. Piazza. Incrocia Asamoah, cerca la soluzione personale Piazza, anche perché ormai è ingabbiato, e alla fine si trascina palla in fallo laterale. Bordo campo, Marco Nosotti. Confermo che Bacca è uscito per una botta ricevuta nel momento del gol,
se Montella voleva una punta poteva mettere la Padula, ma forse ha preferito fare così per dare intensità in mezzo, e Pasalic era veramente l'obiettivo degli strali dell'allenatore, troppo in ritardo su tanti contrasti. Dolofeu non controlla, una pallone comunque complicato. Lichtsteiner. Siamo nel 30° minuto della ripresa. 1-1. Khedira, Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Asamoah. Pressato Asamoah, efficace il lavoro in copertura di Poli che guadagna la rimessa laterale in zona d'attacco. Comunque entrambe le sostituzioni, quelle fatte da Montella nel Milan, hanno dato ritmo e intensità alla squadra. Poi magari qualcosa dal punto di vista tecnico può aver perso il Milan, però stanno facendo bene. Sosa, zona tiro, Sosa, parte il tiro, Buffon ci mette i pugni, ma non è finita, il pallone è ancora giocabile. Ocampos. A sostegno c'è Sosa. Paletta. Comunque vada questa partita, comunque vada il campionato, gran lavoro sicuramente quello che sta facendo Montella. Fa girare palle le Milan, Romagnoli. Alla fine il pallone torna dalle parti di Donnarumma. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora, poi ovviamente ci sarà del recupero. Zapata. L'anticipo di Benatia. Più difficile, no? Anticipare Ocampos rispetto a Bacca, si è visto anche in questa circostanza. Intanto abbiamo rivisto il tiro di Suso. Buffon non si fa sorprendere sul primo palo. Qualche problema per Benatia, che però rimane in campo. Si riparte con la rimessa laterale per il Milan, ovviamente senza fretta da parte di Zapata. Si avvicina Kuzka. Fine del pallone per Ocampos. Bertolacci prova a favorire l'inserimento di Deulofeu, fermato, un'ottima chiusura, poi pallone retrato, Deulofeu, Buffon ha rischiato tantissimo la Juve. Non l'ha presa Deulofeu, era in anticipo netto, poteva controllare questa palla, proteggerla e evitare Buffon, non è riuscito a impattarla con l'esterno del piede destro. Zapata, buono il pallone per Poli, zona tiro, Poli parte il tiro, la palla alta sopra l'incrocio dei pali. E la Milan nello spazio di neanche 60 secondi spaventa due volte la Juve. Juventus un po' in difficoltà perché si è fermata, non difende più, qui un mezzo miracolo di Lichtsteiner, poi il retropassaggio di Khedira sbagliato, vedi Deulofeu lo vuole portare con l'esterno verso destra, manca proprio l'impatto col pallone. Asamoah superato Poli, ma Asamoah subisce un intervento molto duro e attenzione perché questo è il secondo giallo per Sosa che viene espulso. Il Milan giocherà questi ultimi 2 minuti e mezzo, forse 3 minuti in inferiorità numerica, espulso Sosa per doppia ammonizione. Sì, qui Asamoah anticipa prima Poli, poi Sosa che affonda il tackle, l'ammonizione è inevitabile. Lichtsteiner. Pallone in mezzo, Bonucci si gira, la mette in mezzo, chiude Romagnoli, ancora Bonucci, in lacrosse, al volo! La conclusione di Higuain, è la pallone che termina fuori. E si è coordinato bene, ha avuto la pazienza di far scendere la palla per impattarla nella maniera migliore, poi non ha trovato lo specchio della porta, tutti avanti la Juve sfruttando anche la superiorità numerica, Bonucci addirittura d'attaccante aggiunto. Dani Alves la butta in mezzo a cercare Higuain, non ci arriva Paletta, Higuain, Donnarumma mostruoso, ma non è finita, Lichtsteiner continua l'assalto della Juve, Lichtsteiner la mette in mezzo, vuole un fallo di mano, Massa ci pensa, calcio di rigore all'ultimo secondo. Allora, questo è cross Lichtsteiner. Ricorsa lunga per l'argentino. Parte Dybala e il sinistro a rete. Juventus in vantaggio all'ultimo secondo con il calcio di rigore di Dybala. Juventus che vola più 11. E tutti i giocatori del Milan vanno da Massa. E Donnarumma aveva intuito. Aveva intuito, era andato dalla parte opposta rispetto alla finale di Supercoppa italiana. Lì ha tirato Dybala, ma ha calciato bene, ha alzato anche un po' la conclusione. Rivediamo. Da questa immagine non si capisce bene, non so se è il braccio di Vangioni a impattare la palla, dov'eri, era un metro. Non ci poteva arrivare Donnarumma, è stato tirato in maniera perfetta questo rigore da Dybala. Sarà un post partita molto caldo quello a cui assisterete, perché chiaramente questo calcio di rigore
che ha fatto arrabbiare tantissimo i tifosi del Milan, sarà oggetto di tante discussioni. Esulta la presidente Agnelli, il gol di Dybala per la Juve, arriva la 31esima vittoria consecutiva allo Juventus Stadium.